Ma con tutte le difficoltà, secondo me oggi siamo stati deboli, molto deboli. Il problema è che dobbiamo lavorare tanto perché purtroppo tutte le squadre quando giocano contro il Crotone hanno questo piglio. Poi, no, nonostante il Cittadella comunque è una squadra che si conosceva, che ha questo piglio comunque importante. Abbiamo fatto errori che si possono molto evitare, i gol sono troppi, lì su quella cosa lì dobbiamo lavorare il più in fretta possibile perché siamo stati deboli veramente. Ma io dalla fase difensiva penso che dobbiamo essere molto più umili, essere tosti, su quella cosa lì ci dobbiamo lavorare. Perché non penso che solo la fase difensiva dei difensori, la fase difensiva è tutta la squadra che deve lavorare molto meglio sulla fase difensiva. Dobbiamo, in questi 15 giorni dobbiamo fare in fretta, capire, tanto i concetti, perché comunque il campionato è appena iniziato, però, gli errori sono molto evidenti e dobbiamo limare subito. Dobbiamo ritrovare l'umiltà, l'umiltà è importante, cioè il fatto di rispettare l'avversario, capire pure che avversario vai ad affrontare, non sentirsi belli, perché sì, siamo il Crotone, però il Crotone è abituato a essere umile e noi dobbiamo ritrovare subito quello. Può essere, ci sta, perché comunque alla fine la squadra se prende 4 gol vuol dire che siamo stati molto bassi di livello, anche se in qualche situazione avevamo la partita in mano, però mi ha dato un po' la sensazione di essere molto, molto deboli ogni qualvolta loro venivano lì davanti. A oggi avevo questi centrocampisti e abbiamo giocato con questi due centrocampisti, ma io non do la colpa a nessuno, più che di squadra, io guido questa squadra, ho messo i giocatori che per me avevano lavorato più tempo in questa squadra, gli innesti ci daranno sicuramente una mano, però tutti quanti dobbiamo pensare che obiettivo vogliamo raggiungere col Crotone. Ah, ma possono essere episodi, possono essere momenti della partita, della gestione della gara, può essere un po' tutto. Mi ripeto. Dobbiamo trovare, capire bene, conoscerci bene e andare avanti. E penso che col lavoro poi i ragazzi comunque daranno tutto. Cioè, quindi bisogna solo lavorare. No, Garbo è un giocatore che comunque è in crescita, però come Garbo dobbiamo far crescere un po' tutti, perché comunque non è solo Garbo che deve giocare nel Crotone, ma siamo i 20, i 23 che eravamo tutti lì a disposizione, e quindi dobbiamo portare la squadra a un buon livello. Ultima, Danilo Buonpensiero, Pianeta Serie B. Le prime due reti del Cittadella paradossalmente sono arrivate nei vostri momenti migliori. Considerando anche diversi passaggi errati, ritiene che oggi sia mancato il filtro tra difesa e centrocampo? No, io quando parlo di fase difensiva parlo fase difensiva a tutta la squadra, quindi dobbiamo lavorare molto meglio e mi ripeto, dobbiamo essere molto ma molto più umili. Grazie, mister. Grazie. No, Garbo è un giocatore che comunque è in crescita, però come Garbo dobbiamo far crescere un po' tutti, perché comunque non è solo Garbo che deve giocare nel Crotone, ma siamo i 20, i 23 che eravamo tutti lì a disposizione, e quindi dobbiamo portare la squadra a un buon livello. No, io quando parlo di fase difensiva parlo fase difensiva a tutta la squadra, quindi dobbiamo lavorare molto meglio. E mi ripeto, dobbiamo essere molto ma molto più umili.